Anche quest'anno torna l'appuntamento annuale con la Camminata della Speranza, a colazione un momento molto importante per rimettere al centro la disabilità, per un legame con il territorio e le tante associazioni e istituzioni che seguono questa manifestazione. Sì, è importante davvero la Camminata della Speranza, perché davvero ogni anno non abbassa la guardia, non abbassa, diciamo, in qualche modo la difesa per i diritti delle persone con disabilità. È una battaglia non esclusivamente legata solo alla disabilità, ma legata proprio all'uomo nella fragilità, nella minoranza, nella diversità. Quindi il Centro Speranza e la Camminata della Speranza sono dei segni importantissimi, intanto per il compito proprio del centro, che non si limita alla cura della persona e al suo problema, ma vuole intervenire sulla sua vita, vuole intervenire sui suoi legami familiari, territoriali, politici, sociali, per poter in qualche modo vederlo davvero integrato al centro della nostra attività. L'integrazione, quindi, i suoi diritti, i diritti delle famiglie soprattutto, che sono stanche e che sono appesantite dalla disabilità. Quindi l'amore per i propri figli non può esaurirsi, no, nel fatto che io me lo accollo perché è mio figlio, perché lo amo. Un bel segno di speranza anche per chi vive il problema della disabilità. Eh sì, perché Luca Panicchi, prima di essere disabile, prima di chiaramente poi portare alla luce e la problematica legata alla disabilità, era uno di noi, era uno della società, lontano da tutto questo. Quindi Luca Panicchi, attraverso la sua disabilità, ha accolto, è straordinario, perché ha accolto anche l'opportunità da questo punto di vista di leggere la società e di vedere quante carenze, quante situazioni che lui non vedeva prima e che oggi invece le vede, e quindi è una voce autorevole. Il territorio della Media Valle del Tevere, Colazzone ma non solo, ospita la Camminata della Speranza, che è sempre un momento importante annuale per accendere i riflettori sulla disabilità. Ecco, qual è la realtà di questi comuni, qual è la difficoltà anche che affrontano i comuni rispetto alla disabilità e al tema dell'accoglienza e dell'integrazione dei disabili e dei servizi necessari? Ma intanto la Camminata della Speranza è un appuntamento ormai arrivato alla sua 29esima edizione, quindi è un momento di partecipazione, di condivisione e di accensione dei riflettori su un tema, quello della disabilità, che va molto oltre il concetto appunto di cura, ma rientra pienamente nel concetto di cittadinanza. I comuni della Media Valle del Tevere collaborano quotidianamente con il Centro Speranza, ci sono appunto convenzioni per il trattamento di queste disabilità. Il Centro Speranza è indubbiamente un'eccellenza. Ecco, domenica la Camminata della Speranza, che è certamente un evento, un momento per accendere i riflettori sulla condizione della disabilità. Ma ecco, qual è la realtà che realmente vivono queste persone, nello specifico in Umbria, e quali le esigenze che dovrebbero essere accolte? Al centro la persona con disabilità, quindi i servizi, le attività, le opportunità, i pari diritti, questi sono tutti strumenti che da un punto di vista culturale sono ben comprensibili. Un po' più difficile è l'applicazione di questi strumenti, perché molte volte si rischia, come nel caso del superamento delle barriere, di pensare a una società accessibile per tutti, non quindi solo per le persone con disabilità. Questa è la logica che dovrebbe essere perseguita dalle istituzioni. Di fatto la nostra istituzione regionale ha avviato un percorso importante sul tema del dopo di noi, della vita indipendente. Sono strumenti formidabili per permettere alle persone di misurarsi con la loro possibilità di organizzare la propria vita. Siamo in una fase sperimentale, speriamo che questa opportunità possa durare anche dopo la fase sperimentale. Questo è l'auspicio che chiediamo alle istituzioni, ma tutte le istituzioni, anche gli enti locali, devono essere impegnati a fondo per garantire questi strumenti di diritto.
ci fa riflettere tutta questa camminata su un tema direi assolutamente non secondario, e cioè quello che una comunità solida, una comunità importante deve sempre più porre maggiore attenzione. Troppo spesso abbiamo dimenticato queste situazioni, è ora di cominciare anche con normative, con risorse nazionali a porre maggiore attenzione a queste situazioni.